Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le equazioni di secondo grado monomie, ovvero le equazioni di secondo grado dove abbiamo soltanto il termine con x alla seconda. La regola è molto semplice, ci dice che la soluzione è semplicemente x uguale a 0. Quindi non ho bisogno di fare nessun calcolo, non ho bisogno di fare nessuna formula. Le due soluzioni, perché il grado 2 di un'equazione mi dice che le soluzioni sono sempre 2, e in un'equazione monomie le due soluzioni sono sempre 0. Passiamo quindi direttamente a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo un'equazione dove dobbiamo prima svolgere i calcoli. Innanzitutto vedo che ho dei coefficienti frazionari, quindi la primissima cosa che andiamo a fare è fare l'MCM. Tra 2, 4 e 8, l'MCM è 8, ovvero quel numero che si divide per tutti e tre i denominatori che ho. Quindi al denominatore scrivo 8 sia al primo che al secondo membro e al numeratore andiamo a fare i calcoli. 8 diviso 2 fa 4, quindi moltiplico il numeratore di questa frazione per 4. Di nuovo, 8 diviso 2 fa 4, quindi 4 moltiplicato per il numeratore. Al secondo membro, quindi questa frazione ho 8 diviso 4, 2, che moltiplica questo termine. 8 diviso 8, 1, quindi ricopio direttamente il numeratore. 8 diviso 8 meno x. A questo punto posso semplificare i denominatori e quindi mi diventa un'equazione intera. Andiamo a svolgere i calcoli. Qui ho un quadrato di binomio, quindi per la regola dei prodotti notevoli ho il quadrato del primo termine, x alla seconda, il quadrato del secondo termine, 1. Vi ricordo che i primi due termini, che sono dei quadrati, hanno sempre segno più, quindi non dovete preoccuparvi della regola dei segni. Più il doppio prodotto, quindi 2x. Di nuovo, 4 lo ricopio e svolgo il quadrato di binomio che ho qui. Il quadrato del primo, x alla seconda. Il quadrato del secondo, 1. Il doppio prodotto, meno 2x. Qui moltiplico per tutti e due i termini. Il primo termine per il primo viene 2x alla seconda. Il primo termine per il secondo fa 2. Qui mi accorgo che x e meno x sono opposti e quindi si semplificano, per cui ricopio solo più 6. I conti non sono finiti perché adesso devo moltiplicare per 4 tutto quello che ho qui tra parentesi. 4 per il primo termine, 4x alla seconda. 4 per 1, 4. 4 per 2x, 8x. Di nuovo moltiplico per 4 tutti i termini che ho tra parentesi. 4 per x alla seconda, 4x alla seconda. 4 per 1, 4. 4 per 2x, meno, perché più per meno, meno, 8x. Il primo termine lo ricopio. Mi avvantaggio con i calcoli e questi due termini li sommo già, quindi 2 più 6, 8. A questo punto guardo sempre se c'è qualche cosa che si può semplificare. Infatti noto che questo e questo sono opposti e quindi vanno via. Allo stesso modo noto che più 4 fa 8 e al secondo membro ho sempre 8. Quindi quando al primo e al secondo membro ho la stessa quantità, quindi anche con lo stesso segno, si semplifica. Questo perché se lo portassi tutto al primo membro, questo termine di qua verrebbe meno 8 e quindi sarebbero opposti. Quindi se porto questo termine al primo membro ho meno 2x alla seconda. 4 più 4, 8, meno 2, 6x alla seconda. Una volta finiti i calcoli mi rendo conto che sono di nuovo in un'equazione di secondo grado monomia e quindi le soluzioni sono x uguale a 0. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento, il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi. Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram, concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto, continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.